Prima una lite poi le lame e il sangue in strada. Si fa sempre più teso il clima nei dintorni di Piazza Garibaldi all'indomani dell'omicidio di un extracomunitario avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'alterco terminato con il fermento mortale dell'uomo nei pressi di Via Nazionale, alle spalle della stazione centrale di Piazza Garibaldi. Ferito al torace e alla gola, l'uomo è stato trovato riverso a terra sul ciglio della strada dagli agenti della Questura partenopea. L'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona ha consentito di identificare rapidamente i presunti assassini, due dominicani, fermati perché ritenuti coinvolti nell'omicidio. La lite forse per questioni di droga e l'omicidio dell'altra notte non arrivano che a poche ore di distanza da un altro fatto di sangue. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, un altro extracomunitario era stato accoltellato a morte in Vico Colonne a Lavinaio. Il triangolo Porta Capuana-Garibaldi-Vasto è sotto stretta osservazione da parte della prefettura. L'impennata di crimini violenti negli ultimi giorni ha infatti spinto il effetto di Bari a intensificare i controlli delle forze dell'ordine in loco. Inoltre, la prossima seduta del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza vedrà sul tavolo anche il cosiddetto dossier ferrovia, per cercare di porre rimedio al crescente clima di degrado e disagio, un quacervo che trova terreno fertile nell'area di Piazza Garibaldi e dintorni.